Amici di Sport a Chilometro Zero, ben ritrovati. Siamo con Max Lorenzini per parlare di quello che è stato la sua esperienza alla CF Arezzo e di come intende programmare il suo futuro di allenatore. Intanto ti ringrazio per la tua disponibilità verso Sport a Chilometro Zero. Sicuramente per voi è stato un inizio di campionato molto difficile. Sì, è stato un inizio di campionato difficile, come dicevi giustamente tu. In campionato avevamo inanellato 4 sconfitte consecutive, campionato che comunque era molto diverso per valori rispetto al campionato precedente, e probabilmente abbiamo sbagliato un po' la programmazione, nel senso che probabilmente non abbiamo tenuto conto che il campionato era di un livello molto più alto e diciamo nelle prime partite di campionato poi questo si è pagato. Resta comunque, diciamo, la grande impresa dell'anno scorso, la grande cavalcata dell'anno scorso, che sicuramente, come dire, ha generato tanto entusiasmo insieme a quelli che sono i valori veri, sia dei tuoi, dei tecnici, delle ragazze, del presidente, della gente. Il campionato dell'anno scorso è stato un campionato fantastico, un'annata fantastica, che niente potrà cancellare, chiaramente, nemmeno il difficile inizio di quest'anno e poi le dimissioni. Però ecco, rimane sicuramente il ricordo, rimane insomma che con tutti quanti, con la squadra, con le ragazze, con la società è stato fatto qualcosa di straordinario, però ecco, poi bisogna andare avanti e certo. Quando poi i risultati sul campo non ti danno ragione, bisogna che poi qualcosa uno faccia, insomma. Certo, anche perché poi tu sei reduce dalla bella esperienza di Coverciano, dove... Hai preso sì, ho ottenuto il patentino UEFA, anche quella è stata un'esperienza straordinaria, diciamo che in un anno praticamente vincere un campionato e ottenere questo tipo di riconoscimento, insomma è stato un anno bellissimo che però poi ecco è sfociato, diciamo, magari poteva andare meglio. Vabbè, però come dire, la vita va avanti, bisogna guardare avanti. Quindi adesso come programmi il tuo futuro di allenatore? Ma per quest'anno chiaramente devo stare fermo, certo, perché i regolamenti non consentono ad un allenatore di essere tesserato con 2 squadre diverse nella stessa stagione. Niente, andrò a vedere un po' di partite, comunque mi aggiornerò perché questo è fondamentale per qualsiasi allenatore, e poi mi dedicherò chiaramente alla famiglia. Cioè, cosa che magari se no magari è difficile fare. Esatto, noi poi ti auguriamo di tornare presto in pista, quindi certo, è giusto che segui quello che è, come dire, la tua attività di allenatore, ma anche la famiglia, certo, insomma. E so che l'altra volta mi dicevi, l'altra settimana sei andata a vedere Val di Chiana, sei di Cesa, quindi andata a vedere Val di Chiana. Sì, sono andato a vedere Val di Chiana. Qual è stata la tua impressione? Una squadra a cui sono particolarmente legato, perché certo, comunque ho allenato a Cesa per 4 anni, tra cui una vittoria di un campionato. Ho visto una bella partita tra 2 squadre sicuramente di ottimo livello, ho visto una squadra volenterosa di Val di Chiana che poi è riuscita a vincere la partita, nonostante affrontasse comunque quella che era all'epoca la seconda realtà del campionato. Un'Ambra molto giovane, ma che gioca veramente bene a calcio, e una squadra valdichiana ben organizzata e con delle ottime individualità, tra cui spicca sicuramente Salvatore. Immagino che adesso dovremmo avanti andare a vedere le partite dei campionati maschili. Sì, certo, quello è una cosa che non ho mai, comunque, nei ritagli di tempo, certo, non ho mai lasciato. Quindi andrò a vedere un po' di partite dei campionati dilettanti, quindi certo, prima categoria, promozione, seconda. Non lascerò sicuramente anche il campionato femminile, certo, perché continuerò comunque. Giustamente hai avuto modo di una bellissima esperienza. Certo. È giusto che va approfondita. Ma intanto, tornando ai campionati dilettanti maschili, qual è le realtà che a te piace? Ma le realtà che magari mi piace, giusto per fare dei complimenti, senza nulla togliere, magari, perché certo, capisco, certo, che la lista sarebbe lunga. No, un allenatore che stimo particolarmente è l'allenatore del Sochi, che sta facendo delle cose straordinarie negli ultimi anni, Occhiolini. Per cui ecco, non mancherà nemmeno una visita a lui per vedere. Può darsi che allora qualche domenica ci andremo insieme, dai. Sta facendo veramente le cose straordinarie, la vittoria del campionato l'anno scorso, il primo posto attuale, quindi insomma vuol dire che ci sono dei valori importanti. Bene, e quindi a questo punto chiaramente terrai d'occhio anche il femminile. Assolutamente sì. Immagino, certo, che, come dire, ti guarda intorno anche nella provincia, insomma. Ma diciamo che
aspetto chiaramente che qualcuno si faccia vivo, però insomma c'è tempo, perché al momento fino all'anno prossimo, insomma, per cui per adesso mi aggiornerò, guarderò partite e il mio tempo lo passerò in questo modo. E magari darai una mano a Sport a chilometro zero. Darò una mano, ti darò una mano. Beh, a chilometro ti ringrazio per la tua disponibilità e quanto ci hanno seguito fin qui. R9M invito a continuarci a seguire. Grazie a tutti. Grazie.